Oh, sono veramente orchidee? Orchidee della Bermuda, signor. Bene, quanto costano? 300 pesetas, signor. Ah, bene. Dunque, 300 pesetas, 100% vestite bene. 3.000 euro. Sì, signor. Quanta desea? Tutte. Via, 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 via. Muy bien, signor. Dove las envío? Oh, las envías a Baronessa de Villombrosa presso la villa de Don Juan de Figueroa. Ah, Don Juan es nuestro cliente. ¿Desea incluir un billete? Eccolo, già pronto. Max, soltanto Max. ¿Puedes enviarla subito? Juanito, lleva las flores a esta dirección. Enseguida, señorita. Juanito, vola, metti le ali, muchacho. ¿Vos avez compris? El amor. ¿Tú sei innamorada? Oh, no, no estoy enamorada. Ah, un giorno ti innamorerai e capirai. ¿Quanto è? 8.000 pesetas. 8.000. 8.000 pesetas. 800 pesetas cada una. Ah, beh, ma allora non ci siamo capiti. Ma come dici? 3.000 lire un'orchidea. Sono orchidee delle Bermuda, vengono in frigorifico. Vabbè, vengono in frigorifico, ma scusa, io non posso spendere 100.000 lire. 1, 2, 3, 4.000 pesetas. Ma mi servono per tornare in Italia, comprendito? Italia, casa mia. Questi sono soldi che mi servono per il viaggio, capito? Tu prima ditomi 3.000 lire, 300 pesetas, allora... Non intendo, signora, ma come intendi? Aspetta, tio! Aspetta, chi è tio? Aspetta, spezia buona, sì? Eccolo, buono. Parla conmigo, signora. Ah, buonasera, signora. Ecco, appunto, io volevo dire, ve lo stavo spiegando alla signorita, che io avevo preso le orchidee per mandarle alla baronessa di Villombrosa, ma non tengo dinero. Come, non tiene dinero? Tengo dinero. Non tiene dinero? Non tiene dinero? Ma che non tiene dinero? Io sono intero straniero! Aiuto! Stesse quieto, felice! Io mi sono alto, Silvio. È inaudito, evidentemente, non sa con chi parla. Io sono il conte Max Orsini Varaldo, vero? Ha comprato una flore, non so cosa vuol dire il vilanzone. Un momento. Ma per questa volta lo perdono. Ma che non accada mai più, vero? Spera un momento. Che vuoi? Suo nome? Conte Max Orsini Varaldo, io ho detto. Conte Max Orsini Varaldo? Conte Max Orsini Varaldo. Oh. Auguri, auguri. Auguri, auguri. Auguri, auguri. Auguri, auguri. Auguri. Sono arrivati adesso tutti i fiori per lei. Ma è superbo. Guardate. Guardate che incanto. Ma è di Max. Ma dov'è Max? Dov'è Max? Non so. Max! Alberto Bossetti, de Roma. Che è questa storia del conde Max Orsini? Una burla, signore. Però lei, signor Bossetti, sta qui in Spagna senza dinero. Un contrattempo. Appena a Roma sarò in grado di rimborsare, tutti saranno soddisfatti. E las flores, perché las ha inviato? Una burla, perché non se può. E nessuno le conosce e nessuno può garantir per lei. Preferirei non parlarne. Come vuole, le repatrieremo. Sarà grave? Haga il favore. Accompagnele. Dove porta, da zia mia? Che giorno è oggi? Venerdì 2 gennaio, sono dal Cadio Martire. E che ora è? 20 minuti alle 9. A quest'ora sono già cotte le castagne. Le castagne? Sì, si usa così da noi altri. Oggi è la festa di zio Arcadio. Tutta capracotta è a casa sua. Tutti a mangiare castagne. Tutti con la sicità di stomaco. Povero Alberto. Ma che povero Alberto? Mangia, beve, fa vita sana, coccolato da tutti. Io me lo vedo per la zia Caterina, il nonno Giuseppe, Giulio, Agnese... Col marito ubriacone, povero nipote mio! Ma che povero nipote mio! Quello si diverte! Prego, si accomodi, dottore. Ma chi è? Scusi se la precedo, faccio strada. Grazie. Ben trovato, zio. Alberto! Ben trovata, zia. Chi è quel signore? È un funzionario. Funzionario, ciao Michele. Scusa, zio, una penna. Ma che succede? Lei è lo zio? Sì, è lo zio. E io la zia, perché? Andiamo, zia, non c'è niente di grave, non facciamo tragedia, è una semplice formalità. Vuoi mettere una firma qui, zio? Dove dice parenti, vero? Sì. Sì. Ma che cos'è questo foglio? È il foglio di via per il rientro in patria. Rientro in patria? Alberto! Scusa, zio, dopo ti spiego, vuoi firmare? Ma il signore è venuto apposta, dire? Firma qua. Ecco. Scusi, sa, ma loro non sanno, gente ignorante, vero? Ma deve firmare anche lei. Devo firmare anch'io? Sì. Pardon, dottore. Dove dice il rimpatriato, vero? Sì. Per il pagamento delle mie spese di viaggio, del mio mantenimento, fino al rientro in patria, paghiamo al consolato o veniamo al commissariato di zona? Me lo manderanno a casa. Molto bene, grazie. Scusi il disturbo, dottore. Beh, che c'è da guardare? Rientri in patria. E dove sei stato? A Siviglia d'Andalusia. Siviglia d'Andalusia? Dov'è? Sì, a Siviglia d'Andalusia. Perché? E il funzionario? Già. E il funzionario io lo devo ai miei cari zii.
Ecco, sì. Perché se il vostro amato nipote avesse avuto 300.000 lire in più, cosa possibilissima, perché legittimamente i soldi sono miei, e 18 anni io li ho passati da un pezzo, non avrei subito l'umiliazione di essere rimpatriato da Siviglia col foglio di via obbligatorio. Ma a quest'ora era Valencia.